Bene, allora adesso che abbiamo visto come installare il server, andiamo a vedere un po' tutte le modifiche che dobbiamo fare al server per renderlo funzionante. Quindi cambiare il maintest.conf con qualcosa di un pochino più sicuro e soprattutto poi le mod. Sarà comunque farò vedere in velocità, ma giusto per capirsi. Innanzitutto io uso questo MobXterm per potermi collegare a tutti i miei server. È molto comodo perché permette di entrare, si ricorda le password, c'è una gestione carina di tutto ciò, cioè delle font, eccetera, eccetera, molto bello. Quindi siamo dentro, qui abbiamo fatto più o meno quello che abbiamo visto prima, quindi siamo alla versione 17.10 di Ubuntu e qui ps-lf. Grep main test, vediamo che c'è un ecco, ps-elf è un po' l'equivalente ci mostra praticamente tutti i processi che sono in esecuzione su questo server e poi pipe grep main test fa vedere che c'è un main test server, quindi sappiamo che il main test server si trova qua sotto, quindi sotto usrlib main test. La sua configurazione è etc maintest.conf e poi c'è un log file sotto var log, quindi questi punti sono i punti interessanti. Quindi andiamo a vedere sotto etc, quindi andiamo sotto cd etc maintest e poi qui facciamo un nano maintest.conf. Vedete che abbiamo tutta la configurazione di questo signore. Ora, sono state cambiate sicuramente delle cose rispetto alla versione base. Facciamo CTRL X e facciamo diff, verifichiamo maintest.conf confrontato con maintest.conf. Ah, non c'è un altro. LS, c'è solo lui. E allora lo guardiamo un attimino. Basta. Quindi nano maintest.conf per vederlo. Quindi andiamo a vedere tutte le parti bianche fondamentalmente che ci dicono tutta una serie di impostazioni che dovrebbero essere teoricamente cambiate. Abbiamo enable build where you stand, vuol dire che se vogliamo consentire la costruzione anche dove si è. Che tra l'altro questo potrebbe essere interessante, e mettiamo true, anche se adesso è false, e poi andiamo avanti, vediamo come si fa a fare prossima pagina, probabilmente con pagina down, sì. Quindi tutte le cose commentate le lasciamo aperte e andiamo a vedere se c'è qualcosa di bianco. Pagina giù, vedete che si può fare veramente tanto. Dov'è? Ah, tone mapping true, questo l'ho fatto per avere una qualità grafica migliore. Andiamo giù. Questa è la minimap, l'ho fatta quadrata anziché tonda, non è particolarmente importante. Andiamo ancora giù. Vabbè, animazioni sì. Vabbè, quando inizia la nebbia. Ah, grayscaling, questo è il default, credo, per farlo un po' più grande di default. Quello che abbiamo visto nel video precedente, anche questo credo per aumentare sempre il screen DPI. Ah, ecco, qui ho messo il server name dove mettete fondamentalmente il nome del vostro server, la server description, sempre una descrizione un po' più importante, e va bene. Poi non l'ho fatto ancora, però sarebbe interessante mettere il server announce. Server announce vuol dire che diventa pubblico proprio, nel senso che tutto il mondo sa che esiste. E analogamente questo server list URL serve per far compilare la lista di server.
Questa è la lista su cui voi andrete a pubblicare se mettete true. Ora, se fate qualcosa di educational, a meno che non sia qualcosa di fortemente pubblico, non è consigliabile renderlo pubblicissimo perché potrebbero arrivarvi i soliti hacker. Andiamo ancora giù. Ok, quindi questo probabilmente l'abbiamo ridotto per renderlo più veloce. Creative mode true per metterlo in modalità true. E fin qui abbiamo visto sono soltanto dei piccoli aggiustamenti, niente di che. Però qui cominciano ad esserci delle cose interessanti. Default password, una certa cifra. Questo vuol dire che un utente nuovo per entrare deve fornire questa password AA e poi i numeri da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi proviamo a vedere se è vero. Quindi ci colleghiamo, torniamo al menu. E andiamo su questo server che mi hanno detto che essere il vediamo un po' se ce l'ho ancora nel no, non ce l'ho, quindi dobbiamo andarlo a prendere da qua. Questo server copia, ok, e quindi a questo punto torniamo nel nostro dov'è qua e glielo mettiamo qua. Ecco, se noi vogliamo entrare con un utente totalmente nuovo, quindi per esempio entriamo come un hacker che vuole venire a romperci le cosiddette, hacker entrerà con una password qualunque, probabilmente diversa da quella che abbiamo messo. Vedete, invalid password. Questo perché, in teoria, se non avessimo messo queste opzioni, chiunque potrebbe entrare mettendo una propria password. Quindi a questo punto, per entrare, deve mettere per forza questa password qua. AA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Tanto poi la cambierò perché non te l'ho detto ancora. Uff. Ah no, la password non è quella perché. Non è quella perché l'ho cambiata adesso per motivi di sicurezza e non ho rilanciato il. Quindi facciamo Ctrl X, diciamo Y. Allora, per rilanciarlo abbiamo visto che basta fare etc init.d main test server restart. Okay. Quindi in questo modo, quando cambiamo qualcosa nel maintest.conf, questa cosa viene rilanciata. E per vederla in funzione, torniamo e vediamo. Innanzitutto facciamo il maintest.conf, cerchiamo Ctrl W, Ctrl W. Ah, ok, quindi siamo in nuovo punto dove eravamo prima e riproviamo a vedere se a questo punto non sarà più un hacker ma un friend, un amico nostro, e abbiamo detto che per entrare deve dare AA e poi i numeri da 1 a 6. AA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Connetti. Vedete che adesso mi lascia entrare. Quindi questo default password è molto interessante per proteggere l'accesso al sito. Poi è importante che una volta, e vedete che adesso quando siamo entrati, quello che succede è che non posso fare niente. Perché non posso fare niente? Perché se vado a vedere i miei diritti, privs, vedete che non ho interact. Interact è il diritto che mi permette di distruggere. Non ho neanche fly. Perché se io faccio K, vedete che K dice che non ho privilegi, quindi non posso uscire da questa buca in cui sono finito. Quindi per uscire da qui o qualcuno mi, o posso usare i travel points, che qui sono configurati, poi vediamo. Quindi i travel points, vedete che qui c'è scritto TPGO, sandbox. Quindi faccio barra tpg go e poi faccio sandbox. E a questo punto arrivo nella sandbox, ma ancora sono praticamente
senza possibilità di fare niente. Quindi vuol dire che qualcuno deve, adesso poi lo vedremo fra poco, darmi i diritti per poter costruire o fare le varie cose. Andiamo avanti a vedere le altre cose che ci sono sul server. Quindi vedete che qui appunto gli ho dato i default privs, che non può volare, non può andare veloce, perché li ho tolti tutti, non può fare set time, non può usare world edit e basta. Quindi ho messo cose molto, molto basilari, quindi la possibilità di sostanzialmente di teleportarsi o di usare i travel point. Poi qui gli ho detto che i giocatori non si possono fare male l'un l'altro, importante. Ah, ecco, rollback recording è una cosa interessantissima che permette di adesso vedrete che darò poi i diritti a questo avatar e poi vedrete che se per caso distrugge in maniera limitata, sono in grado di in qualche modo di recuperare. Ok, ce lo vediamo. Poi, dunque, questa cosa qua, Active Block Range e Max Block Send Distance, l'ho ridotto dai valori originari a 2,6 perché per rendere più veloce la macchina e anche questo di solito hanno dei valori diversi, infatti se voi installate partendo dal mindtest.conf normale ha dei valori più bassi e questo in particolare anche SQLite Synchronous a 0 velocizza enormemente la macchina e soprattutto se avete poca RAM o insomma un computer un po' lento, questa cosa qua è interessante, è un piccolo trucco che ho imparato. Ovviamente ogni trucco ha le sue lati negativi, quindi se mettete questa cosa qua del SQLite a 0, è possibile che in linea di principio possa diciamo distruggersi il mondo, cioè nel senso che offre meno garanzie sull'affidabilità del mondo, ma se fate un po' di backup potrebbe non essere così grave. Vediamo cosa altre cose ho messo. Sembra che le cose più importanti le abbia messe. Che cosa c'era? Ah, ecco, Secure Enable Security. Ecco, questa cosa qua diventa utile metterla, almeno nella prima istanza, false, perché altrimenti molte mod non funzionano. Questo di per sé serve per proteggere il server. Ma poi dopo quasi tutte le mod hanno delle mod insomma che possono essere pericolose. Ma visto che noi abbiamo un po' il controllo delle mod, possiamo pensare di metterlo false. Quindi questo questo serve per poter vedere quanto impiegano le varie cose. Dice che c'è un profiler command. Sopra andiamo a vedere. Ecco, questo qui sono il name e praticamente il nome dell'utente che è amministratore. Poi la lingua gli ho messo. Ah, poi una cosa non proprio indifferente, proprio il debug log level, che io metto verbose perché così se qualche studente fa dei danni, noi qui vediamo tutti i blocchi che sono posati. Quindi, ad esempio, se qualcuno posa la lava, noi lo sappiamo. Altrimenti non lo sapremmo. Vediamo un po'. E poi abbiamo più o meno finito il tutto. Quindi torniamo al. Quindi control X. Facciamo yes. Ok. E poi ok. Quindi se adesso abbiamo visto che il nostro. Che noi non possiamo fare niente, quindi vuol dire che però una cosa possiamo farla, nel senso che la password originaria modifica password, quindi dobbiamo mettere la vecchia password era quella che abbiamo visto prima, a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi gli mettiamo una nuova password. Ok, quindi a questo punto diciamo che questa operazione prima può farlo, diciamo, la
un gestore, un insegnante o qualcuno che voglia dare i diritti, quindi è entrato con la password del sito, ha censito la persona nuova e poi gli ha cambiato la password in modo tale da usarne una diversa. Ok, allora entriamo invece con una persona che abbia dei poteri. Non so se la facciamo. Ok. Pacchi, abbiamo visto che è l'amministratore del sito, quindi ha tutti i poteri. Adesso qui siamo in questo posto, andiamo TPG, Teleport Global Go, Sandbox, così vedo dove c'è il friend. Ecco, friend è una persona amica. Ecco, a questo punto la cosa interessante è che posso usare una mod, adesso vi farò vedere tutte le mod che ho installato, Ranks. Rank. Ma niente. Quindi facciamo get rank friend. Ecco, rank o friend, no rank. Quindi devo fare il Ranks. Allora, qui per sapere i comandi che posso fare help all. E qui con F10 vedete che vedo fondamentalmente tutte le cose che sono state accessibili attraverso le varie mod. Vedete che c'è Word Edit, c'è un sacco di roba, molto molto cose. Per vedere le cose che ci sono offerte dalla Shift, Spear, questo è tutto World Edit, c'è un sacco di cose, vedete? Owner, questo è importante. Change Owner, Days, Findare, Get Rank. Uff. Ma sarà qualcosa sotto. Rank. Ecco, questo qui, Rank, praticamente permette di vedere il ecco, rank, nome del giocatore, nuovo rango e oppure rank list. Se noi facciamo rank list, rank list, ecco, vedete che abbiamo l'elenco dei ranghi che abbiamo. Dov'è? In fondo. Ecco, c'è Banned, Creative, Admin, Tutor, Basic, Visitor. Quindi se io faccio adesso Rank, ecco, Rank, e poi gli dico Friend, e gli dico Creative, ecco che Friend, nome di questo avatar, è stato dato il diritto. Infatti lo vedo qua. Quindi quando rientro, avete che pacchio, Set your rank to Creative. E questo vuol dire che a questo punto posso effettivamente fare dei mestieri, nel senso che posso, tac, tac, vedete che ho distrutto due blocchi, prima non potevo farlo. Ora, supponiamo che questa cosa qua in realtà non fosse lecita, cioè che io non volessi fare questa cosa qua, cioè che è sbagliata. E allora cosa facciamo? Entriamo come me, e qui cosa faccio? Provo a fare roll back. Allora, help roll back check. Ecco, roll back praticamente ci fa vedere, ecco, dice chi è che ha lavorato sui blocchi qua vicino, quindi facciamo praticamente roll back check, invio, mi dice di punciare un nodo, quindi facciamo tasto destro questo, ah, perché c'ho punciare a mani nude, ecco.
Nessuno ha toccato questo nodo, però c'è la possibilità poi di metterlo. Vabbè, adesso non mi interessa, faccio poi non mi ricordo più come funziona la rollback, però sappiate che è possibile fare il rollback di qualcosa. Anzi, proviamo a fare help rollback. Ah, player name, quindi se noi facciamo rollback friend. E poi diciamo non 60 secondi, ma per esempio 600 secondi. Vedete che mi ha fatto time set time 6000 time 6000. Ecco, vedete che i due blocchi che mi ha distrutto sono tornati, quindi rifacciamo di nuovo la cosa. Supponiamo che io distruggo questa operazione. Ecco, purtroppo l'unico problema del rollback, da quello che ho visto, è che non funziona, non fa rollback delle cose fatte con WorldEdit. Quindi WorldEdit deve essere trattato con molta cautela. Quindi se io adesso ripeto rollback di friend 600 secondi, vedete che mi ripristina le cose che ha distrutto Fred. Quindi, come vedete, l'uso del rollback non è male e dà un sacco di possibilità. Andiamo solo ancora un attimino avanti sulle modifiche che ho fatto, le mod che ho installato. Ok, allora, le mod, innanzitutto, dove le troviamo? No, qui mi sono perso. Entriamo. Allora, abbiamo detto che le mod dove le troveremo mai? Allora, diciamo che sotto var log maintest.log, qui come vedete ci sono tutta una serie. Tutto ciò che vi dicevo, c'è scritto chi sta facendo cosa, no? Quindi se noi andiamo in fondo e cerchiamo friend, ecco, qui vediamo un po' di cose. Vedete che qui c'erano le dig, vuol dire che ha scavato. Se noi cerchiamo ad esempio rank, eccolo qua. Quindi qui abbiamo un'idea un po' di dove sono le nostre mod, perché sono sotto var games, maintestserver.maintestmods. Quindi andiamo un po' a vederlo. Vi var games, maintest. Controlla cd. Vedete, qui ci sono tutte le mods, quindi sotto mods. Qui ci sono tutte le mods che ho installato e come vedete sono parecchie. Quindi ho messo WorldEdit, ho messo Arias, Clean, DigiLines, Lettre, Mappit, Markers, Maths, eccetera, eccetera. Le cose interessanti qui sono, qui ho messo Clean, che è una mod che ho fatto io che cancella tutte le lave, i pezzi. Adesso cancella solo i blocchi di lava. Quindi se per caso, giusto per dire, se funzionasse, vediamo un po' qua. Quindi io adesso sono. Ecco, sono questo amico qua e poi provo a prendere lava. Vedete che c'è il secchio di lava. Ora, qualcuno può buttare la lava per terra, però vedete la lava, se anche la butto per terra, sparisce subito. Sparisce dal mio secchio e soprattutto non fa danni perché io la faccio sparire subito. Questa è una mod che ho abilitato, ho creato ed è qua sotto clean. Poi tutte le altre mod le abbiamo viste in modo particolare, non entro nel merito in modo incredibile, però aspettate, andare sls, ls-l,
L'unica cosa che volevo sottolineare era questo SkinsDB, che è quello che dà la possibilità di cambiare la skin, appunto. Quindi quella, per intenderci. Sì, io faccio rollback. Non funziona. Quindi se faccio i, vedete che c'è qui, posso cambiarmi il abito, quindi prendere un abito diverso, e quindi posso vederlo con F7. Vedete che mi sono cambiato l'abito. Un'altra piccola cosa ancora prima di lasciar perdere. Quindi queste sono le mods. Voi vi domanderete dov'è che è qual è il main test, il gioco di base, perché qui non è presente. Ce lo siamo dimenticati, era sotto di var main, no, etc main test, maintest.conf. E qui lo cerchiamo, si chiama game. Dovrebbe esistere. Ah, default game. Ecco, non l'abbiamo visto prima perché è il default di questa cosa. Quindi default game main test. E controlla fondamentalmente qual è il gioco, la versione di gioco che si gioca, quella che trovavate fondamentalmente local game, qui main test game. Va bene. E problema quando si lavora su Linux, ma anche un po' su Mac, è che vedete le configurazioni sono un po' sparse, nel senso che qui sotto main test, sotto var games, trovate soltanto mods e walls, ma gli altri file sono da un'altra parte. Credo che siano sotto, non mi ricordo se opt, dunque potrebbero essere, facciamo un locate. Quindi qui ci sono un sacco main test game. Dunque, allora va, qui sono walls, l'abbiamo già visto. Andiamo vecchi, vediamo un po' come lo chiamava il locale da noi, così lo cerchiamo anche sul server. Quindi andiamo. Main test lua. Allora, era games, in particolare mi interessa main test underscore game. Main test underscore game. Ecco, sotto usr share, e questo è in un posto un po' diverso da dove me lo sarei aspettato. Quindi dobbiamo ricordarci questo. Cd qua.
Ed eccolo qua. Quindi ls-l e lo vediamo qua. Client, client mods, fonts, games e textures. Quindi questo per dirvi che oltre ai direttori che abbiamo visto prima, quindi sotto Linux, abbiamo quest'altro posto, usr share games main test, dove si trovano i games fondamentali, e l'etc dove c'è la configurazione, var logs e l'altro dove abbiamo effettivamente messo le mods, come abbiamo visto prima. Perché qui ci interessa? Perché qua, se noi andiamo sotto games, cd main test game, cd creative, vediamo un po' se lo troviamo, mods, cd mods, cd creative, ecco qua sotto init.lua, eccolo qua. Volevo farvi vedere che qui ho cambiato questo local dig time, che prima era 42, a 0, e questa è una cosa che ho fatto vedere una volta ed è responsabile del fatto che si può per distruggere un blocco è sufficiente fare un click. Ah, se si è in creative mode, magari. Ah no, non posso farlo perché c'ho il coso. Ecco, c'avevo il secchio in mano. Ok, allora a questo punto direi che ho fatto vedere le cose fondamentali della configurazione del server. Ho fatto vedere a grandi linee quali mod sono state installate, la piccola modifica al creative init.lua. Quello che manca ancora poi è la gestione del server dal punto di vista dei backup e di altre cose. Sono cose abbastanza interessanti, ma direi che per il momento abbiamo visto veramente tanto. Quindi vi ringrazio, ai prossimi video.